tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Addio Bigio Ricci, il bagnino morto per salvare due ragazzi e il loro papà in difficoltà tra le onde del mare a Torrette di Fano. Nello stesso punto, a poche ore di distanza dalla tragedia, altre tre persone tratte in salvo. Quando c'è il mare mosso, bandiera rossa, non dovete andare in mare, è pericoloso. O avete due palle così o non ci andate in mare. Mi sono spiegato? Perché mettete a pericolo la vostra vita e la nostra incolumità. Distributore Kuwait è preso di mira da una banda di malviventi che tenta di portare via i soldi dalle colonnine del self-service. Dopo il rogo che ha distrutto la falesia sul San Bartolo, oggi vertice per fare il punto della situazione, domani è annunciata la visita del ministro all'ambiente. Il sindaco di Fano annuncia la festa del mare, un nuovo dragaggio e il ritorno del nautofono. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto a tutti voi, cari telespettatori di Fano TV. Quella di oggi è stata, nella spiaggia dei campeggi a Torrette di Fano, una giornata davvero da dimenticare. Questa mattina un bagnino di salvataggio è morto per portare in salvo tre bagnanti, tra loro anche due giovanissimi. Mentre nel pomeriggio, nello stesso punto, a soltanto qualche ora di distanza dalla tragedia, si è ripetuta la stessa scena. Altre persone che si trovavano in difficoltà a largo hanno iniziato a chiedere aiuto tra le onde e sono state soccorse proprio dai colleghi del bagnino di salvataggio morto qualche ora prima. Il racconto di questa terribile giornata nei prossimi servizi. Ha lottato con tutte le sue forze per salvare due ragazzini e il loro papà in vacanza a Fano, provenienti da Milano, che a un certo punto si sono trovati in difficoltà tra le onde del mare agitato. Poi, quando tutti e tre erano sani e salvi a riva, qualcuno si è accorto che lui, Pierluigi Ricci, 57 anni da compiere il prossimo 19 agosto, conosciuto da tutti come Bigio, non era tra loro, nemmeno tra i bagnanti e la confusione che si era creata in quei pochi istanti concitati del salvataggio. Bigio stava galleggiando tra le onde del mare, là, a pochi metri dagli scogli, privo di sensi. Lo hanno recuperato con un pattino e poi adagiato qui, sulla battigia. A prestargli i primi soccorsi è stato un infermiere che si trovava in spiaggia e che ha assistito alla scena. Gli ha praticato un massaggio cardiaco fino all'arrivo dei colleghi del 118. Nemmeno il defibrillatore è riuscito a far ripartire il cuore stremato del bagnino. Quando ormai non c'era più nulla da fare, è stato uno strazio per tutti, per i colleghi e anche per chi lo conosceva bene. E purtroppo oggi abbiamo perso un amico, prima di tutto una persona brava. Sono convinto che lui ha fatto il suo dovere fino in fondo, a disprezzo del pericolo e di tutto. E i bagnini comunque sia sono una categoria che va rispettata molto, perché mettono a repentaglio la propria vita per gli altri. E se non ci fosse stato lui, può darsi che quei bambini a quest'ora non c'erano più. Bigio Ricci era un personaggio conosciutissimo da tutti, anche per la sua attività di commerciante, sua la drogheria che porta appunto il suo cognome, che si trova in via Cavour, così come la spiaggia Kendua tra Fano e Pesaro, avuta e gestita per qualche anno prima di avere per due anni con il figlio il ristorante Mocambo al Lido di Fano. Poi la passione per il mare lo ha portato a prendere il patentino di bagnino di salvataggio nell'associazione Mare Dentro, e da due anni era impiegato in questa spiaggia dei campeggi qui a Torrette di Fano. Un uomo integerrimo, tanto che quando c'era la bandiera rossa non avrebbe fatto entrare nessuno. Evidentemente o li ha persi di vista o sono entrati in un altro punto e lui si è accorto all'ultimo, se no era, sul punto di vista del lavoro specialmente, era una cosa favolosa. Sarà l'autopsia a stabilire ora l'esatta causa del decesso.
Ricci lascia un figlio che vive all'estero e l'ex moglie, oltre che l'attuale compagna. Sulla vicenda procede l'ufficio circondariale marittimo di Fano. E come dicevamo, soltanto poche ore più tardi, intorno alle 17, l'annegamento di Ricci è avvenuto intorno alle 11 più o meno, intorno alle 17, quindi qualche ora più tardi, sempre lì nella stessa spiaggia, nello stesso punto, è scattato di nuovo l'allarme. Altre persone, 3-5 persone, adesso ancora i numeri sono tutti da chiarire, il comunicato della Guardia Costiera parla di 5 persone in difficoltà, nello stesso punto, lo ricordiamo, in difficoltà, hanno smobilitato un sacco di gente, tra cui in primis gli stessi colleghi di Ricci che hanno rischiato la vita poche ore più tardi dalla tragedia, hanno rischiato la vita per portare in salvo queste persone in difficoltà. E allora, il tempo di tornare in redazione e siamo stati subito richiamati e siamo di nuovo tornati sul posto. E questa è in presa diretta la scena che abbiamo registrato. L'applauso dei bagnanti proprio nell'attimo in cui il pattino ritorna con i bagnini di salvataggio. Le 5 persone sono state caricate a bordo della motovedetta, poi sono sbarcate al porto Marina di Cesari. Questo è l'arrivo invece del pattino con i bagnini di salvataggio, accolti dall'applauso scrosciante dei bagnanti, numerosissimi, che si sono fermati ed hanno assistito a tutta l'operazione di soccorso. Stamattina è morto un mio ragazzo e oggi siamo venuti qua di nuovo a recuperare un cristiano. No, non va bene. Non lo so, non so. Chi è questa persona? Ho recuperato i due io. A nuoto. Stamattina è morto un ragazzo che era un bagnino di salvataggio, non un ragazzo, un uomo. Pensava due bambini e un genitore. E adesso mi richiamano che c'è un altro problema. Non va bene. Quando c'è il mare mosso, bandiera rossa, non dovete andare in mare, è pericoloso. O avete due palle così o non ci andate in mare. Mi sono spiegato? Perché mettete a pericolo la vostra vita e la nostra incolumità, ok? E anche stamattina l'ho detto e nessuno mi ha guardato, nessuno mi ha ascoltato. È una questione di rispetto, ma non per noi bagnini, assistenti bagnanti, per voi e per quelli che vengono a dare una mano. Abbiamo dovuto mobilitare i vigili del fuoco, la motovedetta, la moto d'acqua, noi col pattino. Cioè, non è, signori, io lo dico per la vostra incolumità. Ok? Oggi è morto una persona che lavorava con me per salvare 3 persone. E oggi a quest'ora, che ore sono adesso? Di nuovo. Siamo ancora qua? No, non va bene, non va bene. Cioè, se non mi entra nel cervello, se volete morire, andate a morire dove non c'è nessuno. Per cortesia, ve lo chiedo per cortesia. Abbiamo mobilitato quante persone e quanti mezzi per andare a recuperare 3 persone. Non potevate stare a riva? Il bagno si può fare qua nell'acqua bassa, non è necessario andare fuori. Quando a meno che non siete esperti, ok? Quando c'è bandiera rossa, quando c'è il mare mosso, quando ci sono certe situazioni, i bagnini fischiano, non lo fischiano perché vogliono rompervi l'anima, ma perché ci sono delle correnti, ci sono delle situazioni per le quali voi non conoscete, ma noi le conosciamo, esatto. E poi succede questo. E succede. Dovete rispettare il mare. Oggi è andato bene, però questo è l'effetto scogli. Chi avete soccorso adesso? 3 persone, perché una persona si è allontanata, gli altri 2 sono andati a dare il supporto, il collega si è fatto male per portare a terra altri. Guarda, 2. C'è un graffio qua. Il collega si è fatto male e poi alla fine. Come va? Poi grazie a Roberto. Sono stremato, sono stanco. Mauro. La corrente è tanta e il mare, la corrente è forte. Dove corrente... sono queste 3 persone adesso? Le persone sono sulla motovedetta che l'hanno portate. Sono già fuori. Io ho portato a terra un mio collega che mi era venuto in supporto. Ho riportato. Perché avete avuto l'applauso dei bagnanti. Vi deve dare un po' di sostegno, anche se giustamente. No, ragazzi, così non va. È morto un collega nostro questa mattina. Io mi sono trovato nella stessa situazione del mio collega che è morto, mi sono trovato. E non è bello per niente là. E là non è bello. Fa paura. Ti sei trovato in difficoltà? Sì. È difficilissimo quando sei là. Difficilissimo. Ma sei andato a soccorrere o ti sei trovato? Sono andato con lui a soccorrere, i tre ragazzi. Il problema nasce tra le due scogliere, lì che cosa si forma? C'è qualche problema? Non riesce a tornare, non torni. Però non tutti lo sanno, soprattutto quelli che vengono da fuori, che non conoscono il mare. La bandiera è rossa per un motivo. E quando è rossa... Non si fa il bagno. Non si fa il bagno, però no. Lo fanno tutti.
questo è quanto. Grazie Franci. Bene, bravi. Bravi. Applauso. Allora, dicevamo, il comunicato della Guardia Costiera che dice, la Guardia Costiera di Pesaro, che su questo salvataggio del pomeriggio intanto parla di 5 persone che hanno sfidato una fastidiosissima onda lunga e la risacca, quello che avviene proprio tra le due scogliere. Il video che il nostro invece reporter di strada, e poi prima di guardare un attimo il video del nostro reporter, è giusto per dovere di cronaca dirvi anche i nomi dei due personaggi, delle due persone che hanno parlato, intervistati, Mauro Mandolini ed Enzo Magi, ai quali naturalmente facciamo il nostro in bocca al lupo per tutto e per il proseguo della stagione. Adesso andiamo invece a vedere il filmato che ci ha inviato uno dei nostri tanti reporter di strada. Abbiamo tantissimi occhi aperti nel nostro territorio, pronti a segnalare al 338-4968-250. Il nostro segnalatore Mauro era al porto di Fano, Marina dei Cesari. Vedete, questa è la motovedetta di cui parlava anche poco fa uno dei bagnini, che fa scendere le tre persone tratte in salvo a Torrette di Fano intorno alle 17. Vedete, queste sono le immagini. Ok. E adesso invece parliamo dell'ennesimo furto che c'è stato ai danni dei distributori, questa volta ancora una volta a marca Kuwait, questa volta è finito nel mirino quello di via Montefeltro a Pesaro. È stato un vero e proprio commandos di malviventi quello che ha assaltato il distributore Kuwait Self sulla strada Montefeltro che da Pesaro porta a Urbino, poco dopo le 2.30 della scorsa notte e che già a novembre scorso aveva subito la stessa sorte. Un'azione pianificata e quasi militaresca fin nei minimi particolari e fulminea, durata pochissimi minuti. La banda, presumibilmente di almeno 5 elementi, per assicurarsi di operare indisturbati, ha addirittura bloccato in 2 punti la strada Montefeltro per 1 chilometro, all'altezza della Pica a sud e nello svincolo con Via della Selva verso Urbino, con 2 mezzi agricoli rubati in una ditta poco distante, mentre con una terza ruspa di grosse dimensioni, arrivata dai campi, hanno devastato l'area Self con un copione che ormai conosciamo a menadito e che si ripete ormai da diverso tempo. Le colonnine sradicate dalle loro sedie e le grosse gabbie in acciaio piegate come fuscelli sotto la grossa benna dell'escavatore prelevato dalla Pica poco distante dal distributore. Nonostante questa pianificazione, i malviventi non sono riusciti ad estrarre le casseforti dagli accettatori. Una però ha ceduto e al momento non si sa se siano riusciti a entrare in possesso del denaro al suo interno. Durante il blitz dei ladri, un'auto proveniente da Pesaro e diretta ad Urbino con alla guida una giovane ragazza ha urtato violentemente l'aratro del mezzo agricolo messo a blocco stradale, fortunatamente con conseguenze fisiche lievi per la ragazza, ma tanto spavento e un'auto quasi distrutta. Dal versante nord anche una guardia giurata che controlla i capannoni industriali della zona limitrofa ha notato i blocchi stradali ed avvertito la polizia che è subito accorsa sul posto, allertata anche dall'allarme interno al distributore collegato con la questura di Pesaro, ma dei malviventi nessuna traccia. Ora si attende il vaglio delle immagini della videosorveglianza per chiarire i diversi aspetti della vicenda. Su questo ennesimo attacco ad un distributore della Kuwait viene spontaneo domandarsi perché siano così bersagliati dai ladri questi accettatori automatici. La risposta potrebbe stare nel fatto che questi distributori sono completamente self-service durante tutta la giornata e non solo nelle ore notturne. Quindi la quantità di denaro all'interno delle cassette di sicurezza è maggiore di un qualsiasi altro accettatore che funziona dalle 19.30 di sera in poi e fino alle 3 del mattino, ora in cui agiscono solitamente i ladri, avrebbe al suo interno poche centinaia di euro che non valgono certo un'impresa simile. Ora, sull'accaduto, indagano gli uomini della questura di Pesaro.
Di Focara, nel Pesarese, questa mattina si è tenuto un vertice per fare il punto della situazione dopo il devastante incendio che ha distrutto 150 ettari di falesia sul parco naturale del San Bartolo. E il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha annunciato l'arrivo per domani del ministro dell'Ambiente Galletti. Abbiamo avuto un grande danno ambientale sulla falesia, vogliamo farla riferire però al più presto ed è questo il senso della campagna di donazione che oggi abbiamo lanciato grazie alla bella immagine che Alessandro Baronciani ci ha donato e quindi tutti coloro che in questi giorni si sono sentiti vicini a San Bartolo e che vogliono dare una mano oggi hanno un modo per farlo. Quindi ogni cartolina acquistata sarà una ginestra ripiantata che è un po' il simbolo di questa falesia. Dopodiché ci stiamo concentrando grazie al consigliere Biancani e alla regione Marche sul dissesto idrogeologico, che questo è quello che ci preoccupa. Abbiamo chiesto lo stato d'emergenza per Castel di Mezzo e Fiorenzuola perché il fatto che non ci sia più vegetazione rischia di creare ulteriori problemi di dissesto in un luogo dove già il dissesto era tanto. Infine come comune ci stiamo adoperando insieme al parco per mettere in sicurezza il prima possibile le strade che sono state danneggiate, perché ovviamente il parco oggi è danneggiato ma è sano, è salvo, è sicuro e quindi vogliamo farlo fruire il prima possibile al 100%. Possiamo riassumerla in tre fasi questa drammatica vicenda. La prima, la percezione del pericolo. Quello che si è scatenato tra Fiorenzuola di Focara e Castel di Mezzo non è stato un incendio ma un mostro che si è scatenato e che ha divorato 120 ettari di macchia contro il quale abbiamo lottato tutti. La falesia sembrava un vulcano, ci dice l'assessore Biancani, uno di quelli che non ha mollato un minuto in quelle ore. Esplosioni e fumo, sembrava di essere in un girone infernale. La seconda, l'emergenza. Domenica c'è stata un'ulteriore ripresa di alcuni focolai subito circoscritti dai vigili del fuoco che grazie al prezioso lavoro dei Canadair giunti nella mattinata di sabato hanno salvato il paese, le case e molte vite umane. La terza, lo scampato pericolo. Solo ora a bocce ferme e osservando da più angolazioni ciò che il fuoco ha fatto ci rendiamo conto che Fiorenzuola e Castel di Mezzo potevano anche non esserci più. Ennio Braccioni, direttore del parco, anche lui presente a coordinare le squadre dei vigili del fuoco arrivate ad Armanforte, da Rimini e da Ancona, che non conoscendo il territorio hanno trovato un'orchestra che ha funzionato alla perfezione a guidarli nell'azione di spegnimento, comune, ASET, protezione civile, cittadini, tutti a combattere il mostro che avanzava e minacciava il borgo. Ci dice sembrava l'apocalisse, noi su torrioni a difesa delle case e sotto il fuoco. Ora però la seconda fase da gestire è il dissesto idrogeologico in una zona che già in passato ha subito diverse opere di contenimento e che ora dovranno essere verificate nella loro efficienza. Le reti di acciaio sottoposte ad alte temperature potrebbero non essere più idonee e senza vegetazione alla prima pioggia invernale o nevicata qui sarebbe il disastro. Sono pronti in regione 1.100 euro da sbloccare per opere già programmate, a cui si sommano altri 300.000 euro messi a disposizione dall'assessore regionale Sciappichetti presente all'incontro, che ribadisce che bisognerà valutare attentamente gli interventi da effettuare in questo piccolo paradiso d'Italia, deturpato e devastato per uno sciagurato incidente. Ora, il prossimo appuntamento per la commissione tecnica è venerdì 11 agosto. Chiaramente si parla di milioni di euro, non di 1.000 euro. Allora, alla festa del mare di ieri il sindaco Tifano Seri ha annunciato due importanti novità, il dragaggio del porto e il ritorno del nautofono. Oggi siamo qui per dire, ricordare e per dire grazie a tutti coloro che hanno legato la propria vita a quella del mare e del porto. Massimo Seri, durante le celebrazioni ufficiali per la festa del mare, ai fuochi artificiali previsti per la sera ha voluto aggiungerne altri due di botti. Certo, più di competenza del settore marinaresco, ma che comunque coinvolgono tutta la città di Fano. Abbiamo trovato i fondi per rimettere al suo posto il nautofono, annuncia orgoglioso il sindaco nel suo discorso ufficiale. 10.000 euro ripescati dalla giunta per restituire ai fanesi l'inconfondibile romantico suono che caratterizzava le nebbiose serate invernali, guida rassicurante per natanti e marinai che rientrano in porto.
Per la fine di ottobre il tutto dovrebbe essere completato, ma tra ottobre e novembre dovrebbe aver luogo l'altro botto di Seri sparato per l'occasione, ovvero il dragaggio. Consegnato alla regione il progetto, per quell'epoca lo dovrebbe effettuare, con la speranza di non vedere più gli isolotti di sabbia nella darsena delle Vongolare. Quindi mantenendo gli impegni, significa questo che fino a ottobre, primi di novembre, ci sarà il secondo dragaggio, perché non dimentichiamo che già 30.000 metri cubi sono già stati trasferiti circa 2 anni fa. E a questi se ne aggiungeranno altri 21.000 appunto a novembre. Due notizie che, per aspetti diversi, uno dal sapore nostalgico, l'altro invece di vitale importanza, la marineria aspettava da tempo, incastonate come pietre preziose di una giornata dedicata al mare e al ricordo, sia di chi purtroppo ha perso la vita, come le vittime del fortunale del 64 o i caduti delle guerre, e sia per chi invece può onorarsi e fregiarsi del titolo di lupo di mare per i nati nel 1935, il riconoscimento è andato a Mario Falcioni, Alfredo Gaggi, Maurizio Omiccioli ed Evandro Tomassoni. Poi alle 11, dopo la messa officiata dal parroco di San Giuseppe al Porto, padre Gianfranco Casagrande, l'uscita in mare e l'emozionante suggestiva deposizione della corona d'alloro ed il conseguente raccoglimento di tutti i presenti. E ciliegina sulla torta la consegna a Fano da parte del delegato FE Roberto Piccinini della bandiera blu per il 2017. Allora, per quanto riguarda l'uscita in mare c'è da segnalare qualche critica, soprattutto per l'assenza dei veri protagonisti dell'uscita in mare, i pescherecci dei marinai, i grandi assenti. E adesso invece la pagina degli appuntamenti con la commedia dialettale che inizierà questa sera alle 21 alla BCC Arena di Treponti a Fano per la rassegna dialettale della comicità e quindi il teatro sotto le stelle. Questa sera alle 21 si esibirà Il Guitto, la compagnia Il Guitto con Ste matrimonio in Sada fa, ovvero tradotto in italiano Questo matrimonio non si deve fare. Allora adesso invece sempre per la pagina degli eventi andiamo a Montecucco, sempre nel Pesarese, per Grigliate in Festa. È una festa che si rinnova ogni anno e nella quale questa sera abbiamo inviato, come al solito, il nostro Lino Balestra. Lanciava spesso un aquilone nel vento su cui era scritto libertà con la. Eccoci qua a Montecucco per l'appuntamento annuale con Grigliate in Festa. Dall'altra parte della piazza c'è stato un accenno di musica da parte degli aironi bianchi. Specifichiamo il colore, sono bianchi gli aironi, nel volantino era stato scritto nero ma sono bianchi. Naturalmente oltre alla musica come sempre c'è il buon cibo e soprattutto l'accoglienza della famiglia Roberti. Allora inizio dal maestro delle cerimonie, colui che tratta la carne come il proprio figlio, insomma, Marco, sempre alta qualità qui da voi. Sì, noi viviamo per quello lì purtroppo, è la nostra storia e andremo sempre avanti così. Siamo arrivati già, quest'anno è la 10ª edizione delle Grigliate in Festa e stiamo andando bene, via. Siamo contenti di quello. Adesso che la gente sta ancora per arrivare. Roberta, allora siete tutti pronti? Siamo tutti pronti, vi aspettiamo con la musica degli Aironi Bianchi, Ludovus dei Paesi dei Balocchi, l'animazione a cura di Idea Coop e naturalmente le nostre specialità. Benissimo, allora lanciamo anche il prossimo appuntamento che sarà con un'altra specialità, i tacconi all'oca. La festa dei tacconi dell'oca il 22, 23, 24 e 25 agosto, tutte le sere siena all'aperto con le nostre migliori specialità. Bene, avete capito che aria tira qui a Montecucco. Noi vi lasciamo con 15 secondi di musica con gli Aironi Bianchi. Yeah.
passato e presente, utopia ogni notte. Ok, grazie a Lino Balestra e ai suoi ospiti. Il telegiornale finisce qui. Dopo di noi una nuova puntata di Box. Se volete rivivere la nostalgia degli anni che furono con i personaggi di Fano, non dovete mancare, perché tra poco appunto ci sarà Box. E poi In cucina con lo chef, con ricette gustosissime del nostro chef Simone. E poi Fossombrone Festival, e a seguire la presentazione dei nuovi allenatori della FIPAV, dell'associazione, scusate, APAV di pallavolo. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buona serata e a domani.